Simili credenze, gli apporti a cura di VB, la possibilità di comunicare con i defunti per ricevere i loro responsi era conosciuta fin dall'antichità. Gli egizi credevano che le anime degli uomini morti in maniera violenta rimanessero vicino al cadavere. Spesso l'evocazione avveniva utilizzando delle statue dove l'anima poteva manifestarsi. I greci erano convinti che le anime potessero apparire ai viventi e che fosse possibile evocarle per ottenere risposte circa il presente e il futuro. I romani evocavano i morti in caverne situate in vicinanza di laghi e di fiumi, dove la comunicazione con il mondo delle ombre sembrava più facile. Arrighi, Spiriti e Spiritismo Moderno, pagina 25. Simili credenze si trovano anche in Cina, in Giappone, in Vietnam, nello sciamanesimo tibetano e nelle tradizioni di moltissimi popoli, dalle Nuove Ebridi all'Australia, dalla Melanesia all'Africa, Ernesto Bozzano, Popoli primitivi e manifestazioni paranormali, pagine 213, 236, Armenia Edizioni. Commento: è intrinseca alla condizione umana di qualsiasi tempo l'intuizione che il sentire continui oltre la morte fisica.